Questo progetto di legge ci ha interessato fin da subito perché il tema dei big data e dell'intelligenza artificiale e di come a livello nazionale e anche a livello regionale ci possiamo porre rispetto a questi temi e possiamo essere da catalizzatore rispetto allo sviluppo di questi temi per noi è particolarmente importante. Il progetto di legge essenzialmente si muove su quattro filoni principali. Uno è quello di rafforzare e rispecificare il ruolo di centro metro europeo al quale si affianca il centro metro italiano. L'altro è quello di dare a Cineca la possibilità di essere ospitati con i computer ad alta capacità, l'high performance computing, e quindi dotarli, intanto che loro vanno avanti, ma le notizie appunto sono positive, con i bandi e la possibilità di avere questo filone di ricerca, quindi di dargli possibilità di avere uno spazio dove sviluppare questo importante aspetto. L'altro è quello di entrare nell'associazione che si occupa di studi e di dati spaziali, e infine quello di istituire e farsi promotore di una fondazione che riguarda i big data. Il progetto di legge, secondo noi, è interessante, ma forse ha corso un pochino troppo. Ci siamo trovati a discuterlo durante il fine campagna elettorale, dove molti consiglieri erano presi appunto dalla campagna elettorale, e quindi in commissione forse si poteva fare un approfondimento in più, approfondimento che c'è stato comunque da parte, come disponibilità da parte dell'assessore e del relatore di maggioranza. E in questa corsa noi ci siamo sentiti di intervenire e di porre dei suggerimenti per alcune criticità, alcuni miglioramenti. Per quanto riguarda i miglioramenti, abbiamo ritenuto di inserire riferimento anche alle scienze sociali, alle scienze umanistiche. Il tema dei big data e dell'intelligenza artificiale non è un tema prettamente scientifico, ma che ha un impatto e può ricevere contributi e sviluppi anche innovativi dal mondo umanistico e delle scienze sociali, e quindi secondo noi è importante che all'interno della legge, quindi abbiamo fatto alcuni riferimenti in alcuni punti del progetto di legge, ci sia il riferimento, ci sia il coinvolgimento appunto dei settori umanistici e delle scienze sociali. L'altro aspetto era quello del contributo che la Regione Emilia-Romagna darà alla Fondazione. Bene, noi riteniamo che, visto che la Regione sarà un finanziatore importante, si parla di mezzo milione di euro all'anno per far partire la Fondazione, la Regione debba comunque avere un ruolo di verifica e controllo su come quei soldi vengono spesi ed impiegati, e quindi nella formulazione dell'articolo 7, dove si fa riferimento appunto alla parte di finanziamenti, abbiamo ritenuto importante fare riferimento agli articoli 5 e 6, che sono quelli che definiscono gli obiettivi della Fondazione e come in qualche modo la Fondazione si autogovernerà, in particolare riguardo anche al board scientifico che darà un po' gli indirizzi, e quindi la Regione concede i finanziamenti se quella Fondazione rispetta quegli obiettivi, che sono anche obiettivi che riprendono, e anche qui ci siamo sentiti di inserire l'articolo 9 della Costituzione riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica e lo statuto della Regione Emilia-Romagna, quando appunto parla di sviluppo della ricerca scientifica, ma anche dello sviluppo della conoscenza e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Quindi, quando la Regione concede questo finanziamento, la Fondazione deve rispettare quei requisiti. L'altro aspetto è quello del controllo, che assieme al relatore di maggioranza abbiamo cercato di sviluppare nella clausola valutativa. Quindi clausola valutativa e coinvolgimento delle commissioni e dell'Assemblea sono i due punti in cui abbiamo cercato di porre almeno dei check di controllo, visto che questa Fondazione, che dovrà essere libera di svilupparsi a livello scientifico senza dover rispondere
fra virgolette, alla politica, ma in qualche modo dovrà rispondere a dei criteri, visto che i finanziamenti sono pubblici, e quindi abbiamo inserito, ci siamo sentiti di inserire dei punti di controllo e quindi relazione alle commissioni per quanto riguarda il progetto, il programma di iniziative e come è stato svolto il programma di iniziative. E infine la clausola valutativa, come la clausola valutativa dovrà rendere conto all'Assemblea e alla Regione delle attività svolte. Poi abbiamo depositato un ordine del giorno in cui chiediamo che il lavoro della Fondazione e di questa associazione, di questa Fondazione che riguarda i Big Data e l'intelligenza artificiale, ecco, anche qui abbiamo inserito come tema principale a fianco ai Big Data che l'associazione stava già sviluppando anche quelli dell'intelligenza artificiale, perché un filone di ricerca e di sviluppo legato all'analisi dei big data ad oggi è sicuramente l'intelligenza artificiale, quindi quella capacità di calcolo e di menti che verranno raccolte intorno al tecnopolo ex manifattura tabacchi dovranno appunto anche occuparsi di intelligenza artificiale, tanto appunto che c'è una strategia europea sull'intelligenza artificiale e a questa si sta sviluppando la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale e big data, e il MISE ha già convocato e sta per il MISE stanno già lavorando 30 esperti chiamati dal mondo dell'industria e della ricerca e dell'università che stanno sviluppando la policy nazionale sull'intelligenza artificiale, e all'interno di questa policy alcuni aspetti sono importanti rispetto a quello che noi discutiamo oggi, e sono appunto l'analisi e l'utilizzo dei big data e l'attrarre menti e persone anche italiane dall'estero per venire a lavorare su questi temi. Quindi nell'ordine del giorno chiediamo che l'attività che noi pensiamo all'interno del Tecnopolo e per la Fondazione siano in coerenza con la strategia europea e con la strategia nazionale. Grazie.